rivolto alla comunità srilanchese, che è la seconda comunità migrante per presenza sul territorio del comune di Napoli, e quindi necessariamente ci siamo immaginati un percorso che potesse coinvolgere finalmente i bambini dello Sri Lanka nell'inserimento scolastico sin dall'età dell'infanzia. E chiaramente pensare ad un'età così giovane di inserimento scolastico significa necessariamente pensare anche ai genitori, e quindi ad agganciare gli adulti della comunità srilanchese perché si fidino delle nostre istituzioni scolastiche, perché imparino ad affidare i figli alle nostre scuole, ai nostri asili, al nostro sistema educativo, e perché possano costruire insieme a noi, insieme ai nostri nuovi cittadini, dei percorsi di integrazione e di inclusione reali. Servizi per la prima infanzia dedicati ai minori tra 3 e 6 anni e alle loro famiglie, ma in una prospettiva interculturale. È questa l'offerta del progetto Tikiri per le municipalità 2, 3 e 4 del Comune di Napoli, rivolto a situazioni di svantaggio sociale, povertà economica ed educativa ed elevata concentrazione di popolazione residente straniera, in particolare proveniente dallo Sri Lanka. Oltre ad attività ludiche e di accoglienza, anche incontri con le famiglie, avvio di classi sperimentali, attività curriculari integrate e potenziate con corsi multilingue e laboratori interculturali, ed inoltre formazione per il personale scolastico e i genitori, coinvolgendo circa 500 bambini con le loro famiglie. Non c'è possibilità di integrazione interculturale se l'uno non conosce l'altro. La differenza è un valore, e anzi nel caso della comunità di Napoli noi la consideriamo addirittura una risorsa che rende la nostra comunità migliore, più coesa, più ricca, ed è per questo che la città di Napoli ha particolare attenzione in genere a coniugare questo tema con il contrasto alla dispersione scolastica da un lato, ma anche con la prevenzione della povertà educativa dall'altro. Due elementi che vengono combattuti insieme attraverso progettualità in cui ci sia accoglienza dei bambini, ci sia interazione tra bambini italiani e bambini con background migratorio, ci sia coinvolgimento delle scuole che sono i presidi di comunità sul territorio, insomma ci sia insieme all'ente locale una comunità educante attiva che si sente tutta ugualmente coinvolta.